le pillole di dizione fonetica di Corsi Bologna con Cristiana Raggi. Com'è andata con le altre consonanti? È andata bene? Se volete scrivere qualcosa, qualche commento, mi raccomando, scrivete pure anche sotto i video in maniera tale che potrò rispondervi e magari risolvere altri dubbi. È chiaro che questi video qui sono dei video che hanno lo scopo di cominciare magari quello che è un lavoro, quello risolvere quelli che possono essere alcuni dubbi. Poi se una persona ha delle problematiche anche più importanti, chiaramente io suggerisco sempre di rivolgersi a un esperto, a un professionista. Dunque, oggi andiamo avanti con il nostro viaggio nelle consonanti e continuiamo con altre due consonanti molto interessanti, che sono le linguodentali, e cioè la D e la T. Andiamo a vedere come fare a pronunciare queste consonanti. Allora, partiamo sempre dai denti, partiamo dalla consonante D, per esempio. Allora, noi abbiamo le arcate dentarie che sono lievemente separate, lievemente. Abbiamo la lingua che è appoggiata subito, viene chiamata zona alveolare praticamente, e facciamo che noi invece consideriamo, perché magari non lo sappiamo che zona è quella alveolare, consideriamo l'arcata superiore dei denti, la radice dei denti dietro, cioè dentro, e quindi dove c'è il palato rigido, quindi non quello molle, ma quello rigido. Ecco, noi posizioneremo la lingua subito lì, appoggiata. E andremo a fare la pronuncia della T. La lingua è appoggiata con la punta che è lievemente contratta, lievemente. È appoggiata lì. E quando noi pronunciamo la consonante D, la punta della lingua scenderà e lascerà passare l'aria D. Proviamo invece a vedere l'altra consonante, che come abbiamo già visto, normalmente quando vediamo due consonanti insieme la differenza viene sempre data soprattutto dal fatto che una delle due ha come, in una delle due vengono usate le corde vocali. Quindi proviamo a vedere la T. La T è uguale identica alla postura, quindi le labbra sono leggermente aperte, le arcate dentarie sono leggermente aperte, ma la punta della lingua, in questo caso qui, che è appoggiata nella stessa posizione dove era appoggiata per la T, la punta della lingua in questo caso invece è contratta. Contratta. Quindi è appoggiata e io faccio uscire la consonante nello stesso modo, rilasciando la punta che scende un attimo. Vedete già la differenza tra le due consonanti? È la T quella che non richiede l'uso delle corde vocali. Proviamo a fare sempre il nostro esercizio. Mettiamo subito dopo una vocale, che è la A, perché abbiamo già visto che è una delle vocali, è la vocale più aperta e quindi è quella che ci dà la possibilità di sperimentare le consonanti in maniera più semplice. E quindi partiamo da. Alterniamo con l'altra consonante, ta. Possiamo alternare le due, da ta. Sentite che normalmente può capitare questa cosa, può capitare che la t diventi troppo ariosa, direi, e quindi diventa più una ta, che si trasforma quasi in una sorta di C, ta. Noi dobbiamo ricordarci che l'aria esce soltanto da sopra, ta. È proprio come un suono secco, ta. Ad ogni modo, se avete altre problematiche legate alle varie consonanti, non esitate a chiedere e a scrivere, sono qui anche per questo e mi fa piacere. Quindi, diciamo che per oggi è tutto, ci vediamo la prossima volta con Cristiana Raggi, Corsi Bologna, e ricordatevi
a un certo punto qualcosa cambia.